Tè, trattamento acqua per uso domestico, industriale e anticalcare. Showroom e centro assistenza in Via Giardini, salita ospedale, Portoferraio. Conferenza di fine anno, conferenza stampa di fine anno per l'amministrazione Pria, sindaco e giunta hanno incontrato la stampa facendo un resoconto molto importante del 2011 appena trascorso. Per Portoferraio crediamo di poter mettere davanti un segno più, un segno positivo. È stato un anno molto impegnativo ma anche con grandi soddisfazioni, in cui sul territorio abbiamo visto decollare molte opere pubbliche, anche grazie alla collaborazione con altri enti, penso all'autorità portuale, per alcuni versi la provincia di Livorno. Diciamo, è un budget di opere concluse o iniziate nel 2011 o comunque progettate e in fase di inizio nel 2012 che sfiora i 15 milioni di euro, insomma, quindi è un dato molto molto importante. E poi l'urbanistica con i PEP che sono andati avanti e partiranno, insomma, le assegnazioni definitive delle aree ci saranno a inizio del 2012 e partiranno sicuramente nel corso dell'anno poi con i progetti, le concrete realizzazioni, la variante portuale che vuol dire destinare, insomma, una parte degradata della città a un futuro di sviluppo, di crescita e di lavoro per i cittadini, la tenuta su tutti i servizi sociali e anzi il rilancio anche dal punto di vista della spesa. Ecco, qualcuno le ha chiesto in conferenza stampa come avete fatto a non fare tagli in questo periodo di contingenza così particolare. Abbiamo fatto pagare le tasse a chi non le pagava, cioè siamo riusciti attraverso un'azione di recupero importante sull'evasione e elusione e anche attraverso un atteggiamento estremamente rigoroso sul contenimento di quelle che si chiamano spese abbastanza superflue, a portare poi, come dire, le risorse dove era necessario indirizzarle. È il momento di tirare le somme, per questo 2011 qual è secondo lei l'obiettivo più significativo raggiunto dalla sua amministrazione? Secondo me l'adozione del piano dei porti e dei piani regolatori portuali, perché quello vuol dire sviluppo e lavoro qualificato per questa città, e la parola lavoro, guardate, in questo momento in cui le imprese, i cittadini soffrono, secondo me è la parola più importante. Abbiamo guardato anche un attimo al 2012 che sta per arrivare, anche in questo caso qual è il vostro progetto più importante ed ambizioso? Comune unico. Noi siamo convintamente, diciamo, assertori del comune unico, perché il comune unico è una grande speranza di cambiamento per questo territorio, di gestione unitaria dell'isola, perché l'isola è una e così deve essere gestita in maniera unitaria, e perché da lì può partire un percorso di crescita e di sviluppo generalizzato e ci può porre come uno dei territori più importanti della Toscana e decisivi dal punto di vista turistico. Scommettere sul comune unico vuol dire scommettere sul proprio futuro.